Anche noi ovviamente sosteniamo la richiesta che è venuta dai comitati acqua e rifiuti su un nuovo governo dell'acqua, della gestione dell'acqua e dei rifiuti in regione, perché sono dei temi fondanti per noi. E ovviamente a livello parlamentare c'è il progetto di legge Daga, che in questi giorni è in discussione, che fra l'altro è un progetto di legge che nasce da un lavoro non del Movimento 5 Stelle ma appunto dei comitati acqua, lungo e storico dal referendum fino ad oggi, che speriamo velocemente arrivi a compimento e che prevede un riordino del governo del sistema idrico, e in regione vogliamo anche del sistema dei rifiuti. In questi giorni abbiamo discusso la clausola valutativa della legge 23-2011. La legge 23-2011 è quella che ha definito un atto unico regionale e ha messo tutto la gestione del servizio idrico e del servizio rifiuti sotto il cappello di Aterser, che è l'agenzia regionale che poi coordina i singoli consigli locali. Questa legge non ha avuto l'esito che doveva avere, cioè doveva questa legge aiutare a portare avanti e a rendere più vicino ai cittadini il governo dell'acqua e il governo dei rifiuti, mentre ci troviamo che questa legge ha sostanzialmente bloccato e congelato gli affidamenti in regione. Quella legge fu pensata in un ambito in cui i servizi pubblici locali dovevano andare a mercato, mentre noi come comitati acqua siamo sicuramente contro il fatto che l'acqua debba andare a mercato, cioè su questo si realizzano degli utili, ma che il fatto che l'acqua debba essere invece un diritto garantito a tutti e gli investimenti devono essere inseriti solo non per fare utile alle grandi aziende, ma devono essere inseriti per offrire un servizio sempre migliore a tutti. Quindi la legge del 2011 in questo senso ha fallito, perché le gare e gli affidamenti sostanzialmente sono andati avanti in proroga, stanno uscendo i primi bandi Aterser, ma che sono molto critici perché sono stati fatti su ambiti troppo ampli e con periodi di affidamento troppo lunghi, tanto che anche ANAC per quanto riguarda la lentezza e AGCM per quanto riguarda la modalità con cui sono stati fatti i bandi hanno fatto dei rilievi, proprio perché quel metodo non serve. Serve invece riavvicinare ai territori le decisioni, quindi bisogna ridare in mano ai comuni la scelta del tipo di affidamento che vogliono fare. Sicuramente l'esperienza maturata in Aterser in questi anni non va buttata via, perché ci sono comunque dei tecnici competenti, e questi tecnici competenti vanno messi in quello che è un osservatorio e consulenza per gli enti pubblici locali. In questo modo noi riteniamo che si possa sbloccare finalmente una situazione che ha visto solo fino ad oggi affidare e mantenere in capo ai grandi gruppi questi due ambiti, che invece possono e devono ritornare vicino ai cittadini e possono avere una maggiore efficienza proprio per ottenere e dare un servizio migliore.